Ciao amici, la cosa coi cosini di oggi è una scatola piena di puffi, direttamente dagli anni 80-90, sono miei. Di recente ho riesumato anche questo, ogni tanto quando andiamo da mia mamma, io e Arianna troviamo qualcosina a casa di Puffetta, a casa dei puffi. Sua porticina, le finestre. Qua c'è un sacchettino dove ci sono i puffi che hanno svariati pezzi e devo tentare di trovare i pezzi mancanti a casa da mia mamma. E sicuramente saranno imbucati da qualche parte in soffitta, in qualche scatolone, perché dovete sapere che ho tenuto tutto di quando ero piccola piccola, quindi quando avevo l'età di Arianna. Vedete, qua c'è il puffo che mangia l'hot dog, il re, che credo nei puffi poi non ci fosse neanche il re, perché se non mi ricordo male era grande puffo il re, capo del villaggio, ecco. Però magari era una festa in costume. Poi c'era Gargamella, un puffo che telefona, John, non so se ve la ricordate, in una serie c'era John e Sol Famì. C'è anche lui da qualche parte, perché l'avevamo trovato l'altra volta che avevamo fatto la challenge io e Arianna di indovinare quello che pescavamo. Ma siccome su un gruppo di partite di giochi ho visto che ha riscosso moltissimo successo la foto che avevo pubblicato, eccolo qua sul Solfami. Ho deciso di fare un video con loro, con i miei puffi storici. Poi c'era Gargamella, c'è anche Birba, ecco. E poi chi c'è? Grande puffo, sì, ne ho svariati. C'era questo che poi aveva anche la lavagna. Mi manca la lavagna. C'era anche quello che studiava, vedete questo qua, con il banco. Qua c'è le aste del sostegno delle lavagne, mi manca la lavagna, qua mi mancava il seggiolino. Poi c'è Puffetta sulla macchina, va, rotine. Ce ne sono tanti, il cowboy. Poi avevo anche Puffetta, cowgirl, con il lasso. Se non sbaglio è qua, no, forse è ancora da mia mamma. Ho perso il lasso, non sono sicura. Cioè, questa mi piaceva tantissimo quando ero piccola, Puffetta ballerina. Poi c'è Nonno Puffo, ma questo credo fosse più anni 90. Questo che si agganciava all'albero di Natale, un anno ne misi tre, crollò l'albero. Sentimmo un tonfo, era caduto l'albero, che avevamo messo troppo peso da un lato. Poi c'era Baby Puffo. Con Arianna dobbiamo cercare anche l'altro, perché sono sicura di averne due. La femminuccia, mi pare. Non c'era Baby Puffa, però vabbè. Insomma, l'avevano fatto anche rosa e azzurro, mi ricordo. Se non ricordo male, io ce l'avevo rosa. Questo qua suona. Forse mi manca anche qualcosa di questo, però non ricordo. Una vita, tanti ricordi. Ad Arianna faceva ridere il diavoletto, Puffo diavoletto. Ah, ecco, guardate, l'ho trovata. Cioè, mi sembrava cowgirl, però mi manca il lasso, quindi la metto nel sacchetto. Poi, se non sbaglio, avevo anche due di questi, di cui uno non si appoggiava bene. Avevo il doppione. Immaginate, ne ho tanti. Questo mi piaceva molto, quello che si lavava i denti. C'è la dottoressa, un grande puffo. Però forse anche questo è degli anni 90, non è degli anni 80. Quello che fa karate. Questa mi piaceva anche molto, Puffetta con l'ovetto di Pasqua. E c'è anche Puffetta Pasquale, tra parentesi, da qualche parte. Eccola qua, questa qua rosa. E poi c'era anche questo sul famoso albero di Natale crollato. E forse anche una Puffetta. Ma non si ricorda. Qua c'è Nonna Puffa.
Poi avevo il temperino dei puffi. Vedete? Track. Qua. Facciamo una scatola piena di puffi. Ma oltre a questi avevo anche altri personaggini di plastica così gommati. Li vado subito a prendere. Eccoli qua. Sono alcuni dei personaggi che ho ritrovato. Allora, ci sono questi che facevano parte del mondo di Ridella. E Ridella è lei, la biondina con la coda. Avevo anche la cartella il primo anno delle elementari, che ho ancora in soffitta. E quelli sono altri tre personaggi di cui non mi ricordo assolutamente i nomi. Poi c'è questo che era un popless. Si sgagna, ci mangia una patatina. E avevo anche quello morbido, questo sono sicura. E poi due degli snorchi, che era un cartone che a me piaceva tantissimo, ma che credo siano decenni che non fanno più. Lui mi ricordo che era super stellino, lui è super stellino, lei è assolutamente un vuoto di memoria. Ma ne avevo anche altri. Il più adesso riuscire ad andare in soffitta da mia mamma, ci andrò quando sarò in ferie, e Arianna a casa da scuola. Così ci passiamo un paio di mattine in soffitta, intanto che ci sono butto via cianfrusaglie inutili, perché tenevo tutto, anche le confezioni, anche gli interni dei Kinder Sorpresa, gli ovetti. Non ho buttato via niente. Ho la soffitta piena di cianfrusaglie. E l'unica cosa che buttavo via evidentemente erano le scarpe di Barbie, perché su tutte le Barbie che ho mi si è rimasta un paio di scarpe integro. Abbiamo ritrovato un paio di scarpe di Ken, incredibile, grigio, ma il resto delle scarpe, boh. Quindi è tutto sparso per la soffitta, scatole, scatoloni. Amici, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao amici!